In molti mi hanno chiesto dove ho comprato queste comodissime e tecnologiche cuffie Bluetooth. Forse potremmo definirle le migliori cuffie Bluetooth per rapporto qualità-prezzo. Ma vediamo insieme alcune specifiche tecniche per vedere se vale davvero la pena acquistarle. Queste sono le Redmi AirDots. Suono che assomiglia alle più blasonate cuffiette in commercio, ma ad un costo nettamente inferiore. Infatti potremmo definire queste cuffie le migliori per rapporto qualità-prezzo. Si presentano in un cofanetto molto elegante, molto carino, con delle finiture fatte in maniera davvero interessante. Hanno una tecnologia Bluetooth 5.0. Questo permette di riuscire ad ascoltare qualunque file multimediale sul nostro dispositivo senza praticamente nessuna perdita e nessun lag. Queste cuffie Bluetooth sono cuffie con caratteristiche molto interessanti per tutti coloro che stanno cercando cuffiette auricolari che siano estremamente portatili e che permettano di ascoltare della buona musica ad una qualità davvero elevata. Sono cuffiette in-ear, quindi cuffiette che entrano direttamente nel padiglione auricolare e stanno comodamente salde all'interno dell'orecchio. In dotazione, oltretutto nella confezione di vendita, troviamo tre gommini di diametri differenti che si adattano a qualunque padiglione auricolare. L'autonomia di queste cuffiette è particolarmente interessante. La ricarica di tutto il case dura circa 40-45 minuti. E ogni singolo utilizzo delle cuffiette può durare fino a 4 ore di autonomia. Una volta riposte vengono completamente ricaricate per un massimo di 4 volte, dopodiché la confezione si scaricherà completamente. Quindi l'autonomia totale delle cuffiette risulta essere in totale 12 ore di utilizzo con le ripetute ricariche. Nonostante l'ottima durata della batteria di queste cuffiette, è presente una piccola criticità. Quando le portiamo all'orecchio, le indicazioni della batteria per le cuffiette vengono visualizzate nel display del nostro dispositivo. L'unica cosa è che non è in alcun modo possibile capire quando il case delle cuffiette effettivamente si sta scaricando o a che livello di percentuale di carica residua possa ancora avere. Per questo ovviamente dobbiamo un attimino affidarci alla nostra memoria e nel dubbio magari ricaricarle un pochettino più spesso del solito per evitare di rimanere senza batteria durante la giornata. Queste cuffie presentano dei LED che notificano una volta che le cuffiette vengono riposte nel loro involucro l'avvenuta ricarica o lo stato di ricarica delle cuffiette stesse. Quando il LED infatti è rosso vuol dire che si sta ricaricando, mentre all'estrazione delle cuffiette lampeggerà un LED di colore bianco per indicare che si sta abbinando a un dispositivo, sta ricercando un dispositivo Bluetooth alla quale abbinarsi. Molto comodo e molto efficiente anche l'abbinamento tra il dispositivo e le cuffiette. In pochi secondi, 1-2 secondi, le cuffiette saranno direttamente collegate al vostro dispositivo dopo il primo abbinamento. Queste cuffiette non presentano nessun sensore touch sopra la loro superficie, ma hanno una tasto fisico che permette sia l'accensione che lo spegnimento se vengono tenute premute in maniera consecutiva, sia la possibilità attraverso un'applicazione apposita che si trova nel Play Store di indicarne con un tap, ad esempio, la fermata del brano in riproduzione o con un doppio tap la possibilità di passare al brano successivo. Volendo si può personalizzare facendo in modo che la musica possa essere gestita diversamente o il tocco possa essere attribuito a qualche altra funzione, ad esempio richiamare l'assistente vocale del proprio dispositivo o quant'altro. Un problema che ho riscontrato nell'utilizzo di queste cuffiette è il fatto che durante la chiamata, per quanto l'audio di chi ci sta chiamando si senta particolarmente bene, i bassi sono particolarmente corposi, non è presente una vera riduzione del rumore ambientale che purtroppo crea dei disagi, dei disturbi a volte, specialmente se siamo in un ambiente molto rumoroso, a coloro che invece ci stanno ascoltando. In ambienti silenziosi, tranquilli, come potrebbe essere la propria casa o un ufficio,
L'altro ascoltatore non avrà alcun problema a sentire la nostra voce in maniera pulita, ma in luoghi come piazze, strade o pullman potrebbe essere difficoltoso da chi riceve la chiamata riuscire a percepire un suono limpido e cristallino. Per quanto il prezzo sia contenuto di queste cuffiette, possiamo sicuramente dire che sono presenti dei bassi particolarmente consistenti che rendono il suono particolarmente piacevole. Quindi, in conclusione, possiamo dire che queste cuffiette sono prevalentemente indirizzate a coloro che stanno cercando delle cuffiette Bluetooth di buona fattura con un audio gradevole, ma che ne fanno un uso prevalentemente multimediale. Sì, perché abbiamo visto che per le chiamate, specialmente per periodi molto prolungati, queste potrebbero essere magari scomode o non molto efficienti, soprattutto dalla parte della ricezione. Ma a questo prezzo penso che trovare di meglio possa essere davvero difficile.